Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come al solito, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi non parliamo di un film, bensì di due film, il primo double feature della versione di Barley. I film in questione sono Blackberry, scritto e diretto da Matt Johnson, e Tetris, diretto da John Baird e scritto da Noah Pink. Sono due film che possiamo definire piccoli, ma che in realtà raccontano grandi storie. O meglio, raccontano storie che a modo loro hanno cambiato il corso della storia. E soprattutto sono quel tipo di film che almeno a me fanno sentire vecchio, perché parlano della nascita di un prodotto tecnologico che ho visto nascere con i miei occhi. Nel caso di questi due film, prodotti tecnologici che ai tempi sembravano l'anticamera per il futuro, mentre paragonati a quelli di oggi sembrano delle scatole di sardine. Ma non lasciamoci distrarre dalle crisi di mezza età e vai con la sigla! Camera and motherfucking sound! Questi due film, Blackberry e Tetris, hanno in comune il genere. Sono infatti due license movie. Cosa sono i license movie? Sono quei film che parlano di come è nata la licenza di un prodotto, di un oggetto, di un'invenzione che ha avuto un forte impatto sul mercato e sulla società. Il più famoso license movie di sempre è forse The Social Network, che racconta la nascita di Facebook. All'inizio del 2023 è uscito Air, che racconta di come sono nate le Air Jordan, e subito dopo sono arrivati appunto Blackberry e Tetris. Non è così usuale che nello stesso anno escano tre license movie, però secondo me questo è dovuto al fatto che negli anni 80 sono usciti talmente tanti prodotti iconici che oggi esiste una generazione di sceneggiatori e registi la cui formazione artistica è stata evidentemente molto influenzata da questi oggetti e adesso sentono il bisogno di raccontarne la storia. Sono tutti film riusciti? Beh, decisamente no. Anche perché di solito sono film molto simili tra di loro. C'è il personaggio principale che rischia tutto sulla riuscita del prodotto in questione, c'è il suo eccentrico capo che all'inizio non ci crede e poi invece ci crede, c'è il socio amico che a un certo punto del film viene pugnalato alle spalle. Come ho detto prima, questo dei license movie è un vero e proprio genere e risponde a dei canoni ben definiti. E anche se né Blackberry né Tetris sono film indimenticabili, mi hanno comunque ispirato a raccontare la storia dietro la storia, perché è questo quello che faccio in questo podcast, cerco di raccontare grandi storie. Partiamo da Blackberry. Oggi abbiamo tutti uno smartphone e quando dico tutti, voglio dire tutti! siamo letteralmente dipendenti da questo oggetto che lui da solo ha sostituito. Il telefono di casa, il telefono portatile, il fax, la calcolatrice, l'orologio, i quotidiani, il Walkman, il lettore CD, la radio, l'iPod, le macchine fotografiche, la Handycam, il modem, le agende e, grazie a YouTube e ai servizi streaming, anche la televisione. Negli anni 90, se volevi andare in giro con tutta questa roba, non ti bastava un camper, oggi invece basta questo rettangolino nero. Questo oggetto ci connette al mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ne avevamo bisogno? Allora, secondo me, no. Non abbiamo bisogno di essere sempre connessi con il mondo. E poi non lo dico io, ma lo dicono le persone che hanno studiato, lo smartphone sulla mente delle persone ha lo stesso effetto delle sostanze stupefacenti. Ma ogni generazione ha avuto la sua droga tecnologica. La generazione dei miei genitori ha avuto la televisione, la mia generazione ha avuto i videogiochi, la generazione di mio figlio ha lo smartphone. Sembra davvero che l'essere umano sia programmato per autorincoglionirsi davanti ad uno schermo. Ma come sono nati gli smartphone? Quando sono nati? Ma soprattutto, per rispondere a quale domanda sono nati gli smartphone? Il film Blackberry ci racconta proprio questa storia. Siamo in Canada nel 1984 e un giovane ingegnere elettronico di nome Mike Lazaridis, nel film interpretato da Jay Baruchel, ha un'intuizione, cioè pimpare il pager. Cos'è il pager? O meglio, cos'era il pager?
Il pager era un oggetto usatissimo negli Stati Uniti negli anni Ottanta, in Italia lo chiamavamo il cercapersone e fondamentalmente serviva a farti sapere che qualcuno ti stava cercando. Il pager era fondamentalmente un mini telefono portatile sul quale però non potevi essere chiamato. Questo infatti aveva un display dove compariva il numero di telefono della persona che ti stava cercando. Stava a te decidere se poi richiamare o no quella persona. Era soprattutto un modo di essere reperibili dall'ufficio quando eri fuori dall'ufficio. E comunque per richiamare la persona che ti stava cercando avevi comunque bisogno di un telefono. In quegli anni nelle aziende, in ambito professionale, già si usava internet e si iniziavano ad usare i primi programmi di posta elettronica. Le email nelle aziende avevano velocizzato i processi di comunicazione e letteralmente rivoluzionato il concetto di archiviazione dei documenti aziendali. Ma per leggere o scrivere una mail dovevi per forza essere in ufficio davanti al tuo computer, che se era un buon computer come minimo era grosso quanto una lavatrice. Mike Lazaridis ha l'intuizione di costruire un oggetto che potesse essere contemporaneamente un pager, un telefono e un mini computer sul quale leggere e scrivere email. Ed ecco che inventò il BlackBerry, il primo smartphone della storia. Il BlackBerry era letteralmente un computer in miniatura, completo di schermo, una rotellina laterale a sostituire i tasti direzionali e una completa tastiera QWERTY. Il prodotto ebbe un successo impressionante perché almeno all'inizio il target della BlackBerry erano i businessmen, erano gli uomini di affari, cioè le persone che avevano bisogno di uno strumento dove essere rintracciati e dove poter leggere le mail ovunque. Ma in breve tempo divenne un oggetto cool. Gli sportivi avevano il BlackBerry, i divi di Hollywood avevano il BlackBerry, ma il boost più grande a questo prodotto lo diede sicuramente la serie Sex and the City, le cui protagoniste erano addicted con il BlackBerry. Braccio destro di Lazaridis e vero squalo della finanza era Jim Balzil, interpretato da Glenn Overton, che spacca la scena ogni volta che è sullo schermo. Davvero l'attore più convincente di tutto il film. C'è una battuta di questo film che mi ha fatto particolarmente riflettere e la battuta dice: grazie a scoperte tecnologiche come i transistor e i satelliti per le comunicazioni, il mondo, che oggi ci sembra così grande, si rimpicciolirà alle dimensioni di un punto. Il ruolo tradizionale dei luoghi come punto di incontro tra le persone perderanno il loro significato. Le persone non creeranno più delle comunità, ma si limiteranno a comunicare tra di loro. E quanto è tristemente vero tutto questo? E questo film avrebbe potuto spingere molto di più su questo tema. Invece ha preferito annodarsi attorno a delle tematiche finanziarie anche piuttosto complesse per raccontarci semplicemente il declino del BlackBerry come prodotto tecnologico in sé. Come mai il BlackBerry è sparito dal mercato? Beh, ovviamente colpa della Apple e in particolare dell'iPhone. Vi ricordate che prima vi ho detto che il BlackBerry, appena uscito sul mercato, è stato marketizzato come un pager, un telefono e un computer tutto insieme? Beh, sappiate che Steve Jobs nel 2006, durante la presentazione del primo iPhone, prima fece vedere un'immagine del BlackBerry indicandolo come oggetto ormai obsoleto e poi disse che l'iPhone era un iPod, un telefono e un internet video device tutto insieme, concludendo anche con "Did you get it?", cioè avete capito il gioco di parole? L'iPhone non ha rivoluzionato solo l'estetica con di fatto lo schermo che diventa tutto lo smartphone, ma ha anche cambiato il modo di lavorare delle aziende che vendevano servizi telefonici, che per adeguarsi ai volumi di traffico della Apple sono passati dal vendere minuti al vendere dati. Dall'avvento dell'iPhone e di tutti i suoi cloni, il BlackBerry è letteralmente deceduto. È passato dall'avere il 45% del mercato degli smartphone in Nord America a zero. I motivi? Allora, principalmente due. Il primo è che Lazaridis non ha mai voluto abbandonare la tastiera fisica. Secondo motivo è che il mercato del BlackBerry è rimasto comunque un mercato di aziende, di business, mentre la Apple ha veramente creato un prodotto che ha ridotto le misure del mondo a un punto. Così le persone non fanno più comunità, ma semplicemente comunicano tra di loro. C'è stato un tempo in cui uscivi di casa ed entravi in una dimensione diversa, una dimensione tua. Nessuno poteva raggiungerti con messaggi o chiamate. Era una dimensione di
cuffie nelle orecchie, musica, fermate degli autobus, incontri con gli amici, sale giochi, senza interruzione, senza gruppi WhatsApp, senza mandami la posizione. Il mondo era grande ed era bello perdersi. Oddio, la crisi di mezza età! Non ce la faccio, troppi ricordi. Un'enorme rivoluzione che gli smartphone hanno portato nella vita di tutti i giorni riguarda anche i videogiochi. Io li ho passati praticamente tutti. Commodore 16, Commodore 64, Atari, Amiga, Sega Mega Drive, Xbox. Ogni passaggio un miglioramento di grafica, di fluidità, di potenza di gioco. Se penso che oggi sullo smartphone gioco a dei titoli che avevo su Sega o PlayStation che sono migliori di quelli che avevo su Sega o PlayStation, mi viene una sincope. E io sono della generazione che giocava con i scacciapensieri, cioè i primi giochi portatili con lo schermo a cristalli liquidi, quelli erano meravigliosi. Negli anni 80 i videogiochi avevano un mercato mostruoso e i due colossi erano Sega e Nintendo. Però con Sega e Nintendo giocavi dentro casa, attaccavi la console alla televisione, testando la pazienza dei tuoi genitori che volevano vedere il telegiornale o Fantastico. Sei tutto matto, sei con noi. E giocavi. Ma proprio negli anni in cui nasceva il BlackBerry, anche le multinazionali del videogioco iniziarono a sentire il bisogno di uscire dalle case dei giocatori e conquistare il mercato del mobile. E così inizia la corsa alla console portatile. E chi vince questa corsa? La Nintendo, che nel 1989 mette sul mercato un prodotto mitico, il Game Boy. Ragazzi, il Game Boy per quelli della mia generazione è stato come la DeLorean, era una macchina del tempo che ci portava dritti nel futuro. E compreso nella scatola del Game Boy, come gioco omaggio, c'era Tetris. Tetris non era una vera e propria novità nel mercato videoludico, infatti in sala giochi era già presente. Era considerato un po' il gioco per le ragazze e per quelli che non sapevano giocare a Street Fighter, come me, perché io sono sempre stato una pippa ai giochi di lotta. Era un puzzle game che veniva direttamente dalla Russia ed era una cosa davvero particolare perché a quei tempi i videogiochi in Russia erano proibiti. Non esisteva un mercato di videogiochi in Russia, non esisteva la Sega, non esisteva Nintendo, non esisteva niente, ma esisteva un, chiamiamolo, mercato nero di giochi, e in questo mercato nero Tetris era uno dei titoli di maggior successo. Tetris è stato creato nel tempo libero da Alexei Pazitnov, un dipendente dell'Accademia delle Scienze a Mosca, che poi lo ha riprogrammato per farlo funzionare anche su MS-DOS e IBM. E quindi poi i suoi colleghi hanno iniziato a copiare floppy disk e questi floppy disk sono passati di mano in mano e hanno invaso l'Unione Sovietica, facendolo diventare uno dei giochi pirata più famoso della storia della Russia. Il nome Tetris viene dall'unione di tetra, cioè 4, e tennis, cioè lo sport preferito di Alexei. Infatti le quattro forme del Tetris sono composte da 4 quadrati e la modalità di gioco, almeno all'inizio, era molto simile a quella del primo tennis creato per videogiocare. Non è stato facile per l'Occidente accaparrarsi i diritti di questo gioco e della grande avventura di come la Nintendo riuscì ad accaparrarsi i diritti di Tetris parla il film Tetris diretto da John Baird. Il film racconta la storia di Hank Rogers, interpretato da Taron Egerton, che scopre Tetris in una fiera di settore nel 1988 e decide di acquisirne i diritti per la distribuzione in Giappone. Approccia la Nintendo, che gli mostra un prototipo di Game Boy, e insieme decidono che sarebbe stato il matrimonio perfetto. Quindi Game Boy con in omaggio Tetris. In realtà il progetto originale della Nintendo era di uscire con Super Mario, ma proprio Rogers gli disse: se uscite con Super Mario, beccate solo i vostri clienti abituali, cioè i ragazzini che già giocano a Super Mario. Se uscite con questo puzzle game, beccate tutti. E devo dire che fu un'intuizione più che geniale. Ma notoriamente la Russia è un paese molto difficile con cui fare affari, peggio se sei occidentale, drammatico se sei americano e vuoi fare profitto con una loro proprietà intellettuale. Infatti ai tempi tutte le trattative che riguardavano hardware e software dovevano passare da un'azienda statale chiamata Elorg, che per una questione di mazzette preferiva dare i diritti di Tetris alla inglese Mirrorsoft e all'Atari. Ma il fallimento della Mirrorsoft, il contemporaneo collasso politico ed economico dell'Unione Sovietica e una sincera amicizia nata tra Rogers e Pazitnov fanno in modo che la Elorg finalmente ceda i diritti di Tetris a Rogers e alla Nintendo.
cessione di diritti che sarebbe durata per 10 anni. 10 anni dopo, infatti, Pazinov, che fino a quel momento non ha visto un rublo per aver creato il videogioco più venduto della storia dei videogiochi, si trasferisce negli Stati Uniti, dove proprio con Rogers apre la Tetris Holding, che tutt'oggi detiene tutte le licenze, il copyright e il brevetto del gioco Tetris. Il film Tetris preferisce accartocciarsi attorno ad una vera e propria spy story con rapimenti, agenti del KGB, addirittura Gorbachev che interviene per risolvere il problema dei diritti del gioco, invece di semplicemente raccontarci una storia. Per dire, la storia di Alexei Pazinov è molto più interessante della storia di Hank Rogers. Visivamente ha delle idee molto interessanti, forse un po' ripetitive, soprattutto nel location setting e nella presentazione dei personaggi, ma molto efficaci, per esempio, nelle scene di azione, come un inseguimento in automobile che a un certo punto diventa un vero e proprio videogioco. Molto molto figa quella scena. Ma alla fine BlackBerry e Tetris sono dei bei film? Allora, devo dire che narrativamente ho preferito BlackBerry, mentre da un punto di vista realizzativo Tetris ha decisamente una marcia in più. Non sono due film spettacolari, ma sono comunque due film che vi consiglio se avete voglia di una serata a Marcord, per ricordare quei bei tempi di quando si usciva di casa e i nostri genitori non potevano trovarci in ogni momento, di quando avevamo i capelli e di quando un piccolo schermo verde ci sembrava un portale verso il futuro. Quindi BlackBerry e Tetris, due film sufficientemente consigliabili, non sono spettacolari ma raccontano veramente grandi storie. E adesso ci abbiniamo una birra che anche questa racconta una grandissima storia. La birra che ho deciso di abbinare a questi due film è la Montestella del birrificio Lambrate. Ora, ragazzi, per chi lavora in questo settore o per chi è semplicemente un cultore della birra artigianale in Italia, Lambrate vuol dire storia. Il birrificio di Lambrate nasce a Milano nel 1996. Io vi assicuro, è difficile oggi produrre e vendere birra artigianale, nel 1996 era una roba fantascientifica. E questa è la prima birra prodotta dal birrificio di Lambrate, che è una Pilsner, quindi una bassa fermentazione di ispirazione tedesca, una bella birra bionda, profumata, dissetante e con sapore di cereale. Ma non è lo stile che è importante in questa birra, ma è la storia. Non esiste un birrificio italiano nato negli ultimi 15 anni che non abbia iniziato a bere grazie a Lambrate e che non si sia ispirato a Lambrate. Il nome della birra è una dedica al Monte Stella, noto ai milanesi come la montagnetta di San Siro. Sorto dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale per mano del grande architetto Piero Bottoni, che dedicò il progetto alla moglie Stella. Andiamo a versarlo nel bicchiere. Allora, non per fare il noioso, ma la birra nel bicchiere si versa così, eh? Beh, dall'analisi visiva è già perfetta. Questo giallo paglierino, trasparente, cristallino, schiuma bella persistente. Al naso la crosta di pane, il cereale, il fiore bianco, una roba pazzesca. Fantastica, fragrante. È come bere veramente il cereale. E fa impressione pensare che una birra così rurale, così di campagna, sia nata nel centro della più grande metropoli d'Italia e una delle più grandi metropoli d'Europa. Quindi BlackBerry e Tetris, abbinati alla Montestella del birrificio di Lambrate, devo dire tutto molto consigliato per una serata soft. Scrivetemi nei commenti se anche voi avete assistito alla nascita del BlackBerry e del Game Boy e se questi due oggetti vi scatenano qualche ricordo particolare. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.